Ciao a tutti, mi sono chiesto in una diretta qual è lo scaccomatto più bello che tu abbia mai visto. E allora ci ho riflettuto, effettivamente penso sia quello giocato in questa partita che oggi vi mostrerò. Prima di cominciare ti invito comunque a iscriverti al canale YouTube per non perderti le prossime dirette che farò, infatti ti arriverà la notifica se sei iscritto, e seguirmi anche negli altri social, sono presente anche su Facebook e su Instagram. Su Instagram in particolare metto molti quiz e informo quando sta per uscire un video o una diretta. Allora, cominciamo subito per vedere questa fantastica partita. Giocata da Edward Lasker e George Alan Thomas. Edward Lasker non è da confondere con Immanuel Lasker, che è stato campione del mondo. Edward Lasker è un omonimo, è un maestro internazionale. È stato giocata nel 1912. Vediamo subito. D4 e 6, cavallo F3, F5. Quindi un olandese, possiamo dire, cavallo C3, cavallo F6. Generalmente in realtà si gioca C4. C4 è abbastanza giocabile, però okay, si può giocare anche cavallo C3. Comunque considerate che essendo all'inizio del Novecento ancora la teoria non era super sviluppata, i computer ovviamente non c'erano, e quindi si giocava senza magari la teoria dell'apertura, ma semplicemente con i principi che ormai sapete benissimo. Quindi alla fine il bianco ha sviluppato subito tre pezzi, va benissimo. Inchioda con alfiere G5 il cavallo in F6, quindi mi sembra una mossa assolutamente giocabile. Alfiere 7, però stavo pensando che forse su H6 potrebbe essere costretto a cedere l'alfiere. Che alfiere H4, G5. Alfiere G, vabbè, vediamola. G5, Fg3, F4. Sì, perde chiaramente l'alfiere. Quindi probabilmente qui H6 poteva andare bene. Alfiere 7. Alfiere per F4. Ok, quindi il bianco non ha problemi a cedere l'alfiere, l'avrebbe ceduto allora anche con H6. Beh, in realtà non è il massimo perché dà la possibilità al nero di avere la coppia di alfieri. Anche se c'è da dire che il bianco ha subito sviluppato molto bene i cavalli, ora l'ha giocata molto bene, può giocare E4, quindi conquista il centro e effettivamente dopo il cambio di pedoni ottiene un ottimo controllo del centro, che quindi è contrapposto a queste coppie di alfieri. Quindi in effetti il bianco non mi dispiace. Quindi ci può stare anche alfiere per F6. B6, giustamente l'alfiere in questa diagonale è un po' bloccato, ci sono i premi di 7 e 6. Quindi decide di svilupparsi in fianchetto. Va benissimo, assolutamente. Cavallo E5, subito una mossa molto attiva, molto aggressiva da parte del bianco. Questo è un gioco che notiamo molto nelle partite vecchie, quindi di più di un secolo fa, perché probabilmente chiaramente dà molti più problemi un attacco, un gioco attivo. Se non si sa giocare molto bene in difesa, si rischia di perdere subito. Anche se a gioco corretto, come spiego sempre, è consigliabile prima sviluppare i pezzi, arroccare e poi attaccare. Che comunque qui il re è ancora al centro. Qui la minaccia chiaramente è donna H5 scacco. E su G6 non c'è cavallo per G6 perché la torre è difesa. In effetti donna H5 scacco. Non c'è granché, perché l'alfiere difende tutto. Stavo pensando a cavallo per F6 scacco, donna per continua a essere difeso. Invece donna H5 scacco e poi donna F3, idea cavallo per F6 potrebbe essere una minaccia. In ogni caso, se si può evitare, sembra meglio evitare gli scacchi, e quindi arrocco mi sembra una mossa assolutamente corretta. Alfiere D3, guardate che bello questo alfiere, perché sta puntando indirettamente il pedone H7, che certamente è una debolezza del nero. È difeso solo dal re. Inoltre la regina in un attimo può arrivare, i cavalli sono sviluppati centralmente, quindi qui il bianco ha un ottimo gioco. Se il nero non si sbriga a fare qualcosa, quindi a sviluppare i pezzi e a contrattaccare, chiaramente rischia di perdere, perché qui l'attacco del bianco si sta rivelando buono. Un'idea potrebbe essere quella di cedere l'alfiere, quindi rinunciare a questa coppia degli alfieri in modo tale da poi evitare questo attacco. Alfiere B7, donna H5 e attenzione, qui ci sono un bel po' di minacce. Sto pensando, quella più ovvia certamente è cavallo per F6 e poi donna per H7.
Questa assolutamente è la più ovvia, però vedremo ora invece cosa è stato giocato. Donna E7, qui ha giocato il nero, e ora c'è una bella combinazione. Vi lascio magari l'opportunità, se vi va, di mettere in pausa e riflettere, perché qui comincia la combinazione di matto, quello che secondo me è uno dei matti più belli di sempre. Quindi, se vi va, appunto, provate a risolvere. Non è difficilissimo perché sono tutte mosse forzate, però è abbastanza lungo. Sono 8 mosse o 9 addirittura. È abbastanza lungo, non è complicato. Allora, vediamolo. Vediamolo. Qui è interessante. Ok, cavallo per F6. Il problema è che può mangiare il neo di pedone. Vabbè, giochiamola. Cavallo per pedone per e difende con la regina casa casette. Quindi questa è l'idea di Regina E7. Quindi effettivamente qui non c'è più nulla. Qui non è cavallo per F6. Ci ho pensato ad altre mosse che potete aver pensato. Non me ne vengono in mente. O comunque non forzate. E infatti l'unico altro scacco che vedo è donna per H7. Ed è proprio questa la mossa corretta. La mossa che sta giocata da Lasker. Una mossa veramente complicata, comunque non è facile da vedere. Vediamo cosa succede. Allora, è chiaro che sul re per cavallo per F6, il re è attaccato due volte, quindi è chiaro che non può mangiare. E inoltre, se il nero si rifugia in H8, seguirebbe banalmente il matto cavallo di 6. Già sarebbe un bel matto, che comunque con un cavallo si limita. E la trovata attacca, ma non è andata così, perché qui il nero, oltre a H8, può anche fare re H6. Non può neanche spingere il pedone perché c'è il cavallo che attacca il re. Lo scacco doppio, quindi quando c'è scacco da parte di due pezzi, è molto forte perché costringe il giocatore, in questo caso il nero, a muovere il re. Quando il re è attaccato da due pezzi, non c'è altra possibilità che muovere il re, perché non si può parare entrambi gli scacchi e non si può neanche mangiare uno dei pezzi perché l'altro continuerebbe ad attaccare. Quindi molto molto forte lo scacco doppio. Re H6 e qui comincia la combinazione forzata. Quindi dobbiamo pensare un po' agli scacchi possibili. C'è cavallo F7, c'è cavallo G4 e c'è l'altro cavallo in G4. Non ne vedo altri. Tra queste, la migliore, senza alcun dubbio, è cavallo EG4 scacco. Chiaramente, ok, cavallo F7 viene mangiato. Cavallo FG4 ha il problema che il re può fuggire in G5. Il re può fuggire in G5 o anche in H5, forse in H5 è anche meglio. Quindi qui il re sì, va in H5. E poi cosa può succedere? L'unico scacco che vedo è alfiere G6, re G5. Sembrerebbe che il re riesca a fuggire. Sembrerebbe, perché in realtà sto vedendo che c'è anche H4 e poi G3. Quindi anche qua c'è matto. Quindi forse pure cavallo G4 andava bene, vediamo. H4 scacco, re qui G3 sarebbe matto, sì. Quindi andava bene anche questa. Non ha giocato questa mossa Lasker. Vediamo se troviamo insieme il motivo. Ma forse re H4, sì. Re H4 si rifugia. Sì, si rifugia perché su cavallo F3 può mangiare. Chiaramente mangia. Su G3 re H3 e qui non ci sono più scacchi. Ok, quindi questo è il motivo. E quindi torniamo indietro. Quindi non è stata giocata cavallo FG4, ma cavallo EG4. Quindi questo cavallo è molto utile perché limita la fuga del re in H5, l'alfiere non consente al re di tornare indietro, quindi unica mossa re C5 forzata. Qui, come possiamo dare scacchi? Il mio consiglio è sempre quello di cercare gli scacchi, almeno come prima mossa, quindi quando state analizzando una posizione tattica. Prima vedete le mosse forzate, quindi le mosse di scacchi o di attacchi ad altri pezzi, magari per esempio regine o torri. Poi cercare, se non c'è nulla, magari cercare mosse un po' più complicate per minacciare qualcosa, quindi una mossa magari
che attualmente non dà uno scacco, però minaccia un matto o minaccia un pezzo, eccetera. In questo caso, la mossa corretta è uno scacco. Abbiamo due scacchi a disposizione, H4 o F4. F4 potrebbe mangiare semplicemente e poi terrebbe la casa di fuga G5, quindi su G3 può tornare indietro. Può tornare indietro, c'è H4 matto. C'è H4 matto. E quindi qui su G3 va forse anche Re F3. Sì. Re F3. Mi sembra. Comunque la mossa è una situazione, una posizione molto molto complicata da parte del nero, quindi certamente il safe G regina è corretto. Qui alfiere 2 scacco sto pensando re G2 e poi ritorno in H3. Ok, quindi anche questa non va bene. E qui infatti è stata giocata H4. H4 scacco. Re in F4. Anche qui, quali sono gli scacchi possibili? Ne vedo 3, cavallo D5, cavallo H5 e G3. Cavallo D5 viene mangiato, cavallo H5 perde il cavallo e quindi per esclusione G3 è la mossa corretta. Notate che il re ha sempre solo una casa disponibile, qui non può andare perché c'è il pedone, non può mangiare perché c'è il cavallo, l'alfiere controlla queste case, il pedone controlla questa e il pedone questa, quindi re F3 unica. E ora cosa giocate? Qui la mossa, se, come sempre, quali sono le mosse che danno uno scacco? Sono alfiere 4, alfiere 2, alfiere 4 viene mangiato e quindi alfiere 2 è la mossa corretta. Unica anche in questo caso, re G2, non può andare qui perché c'è in E4 c'è il cavallo, F4 G3 c'è il pedone. Unica re G2 e qua molto bella. Torre H2 scacco, anche in questo caso unica re G1, sto evidenziando le altre case che sono tutte difese, il re non può mangiare la torre perché c'è il cavallo, unica re G1 e la mossa spettacolare è che il bianco dà matto muovendo il re, una cosa assurda perché il re come sappiamo non può. Non può attaccare il re avversario, non può quindi muoversi in F1, ma con re D2 è scacco matto, perché è la torre che senza muoversi in tutta la partita attacca il re ed è matto. Infatti l'altra torre limita il movimento del re e non può, il re non può mangiare la torre perché c'è il cavallo. Quindi veramente è spettacolare che si dà matto muovendo il re, probabilmente una delle situazioni meno frequenti negli scacchi, quindi certamente lo reputo uno dei matti più belli. Inoltre, ve la vi faccio rivedere velocemente la combinazione per farvi notare che ad ogni mossa che è stata giocata dal bianco, il re ha avanzato di una colonna, quindi sono 8 mosse che hanno portato al matto. Donna per H7 e il re va dall'ottava alla settima, cavallo F6 e dalla settima alla sesta. Cavallo G4 passa nella quinta, H4 nella quarta, G3 il re va in terza traversa, alfiere 2 il re va in seconda traversa, torre H2 il re va in prima traversa, quindi da G8 è stato portato il re in G1, forzatamente non c'erano altre mosse possibili, e infine re D2 scacco matto. Veramente bellissimo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate o se avete visto altri matti più belli o comunque alla pari, in caso linkatemi, o scrivetemi la partita che li commento nei prossimi video. E allora per oggi è tutto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale YouTube, vedere i video che metto qui in sovraimpressione e ci vediamo alla prossima, ciao!